Hello cari amici e bentornati in un altro blog a tutto gas. K3 signori, miau cari amici, come K3. Non ci stiamo in questo loco. No, ci stiamo. Allora, cosa facciamo tutto oggi? Dobbiamo fare i saluti. Salutiamo. Allora, salutiamo perché tutti ci chiedono di salutare e vabbè, salutiamo, vai. Salutiamo Marco. Ciao Marco. Poi salutiamo Ai Gabri. A tutto gas. E poi salutiamo Patrick Santos, che magari ci segue dal Brasile. Shamba. Sembra che la prenda il culo. Lo faccio mangiare. Allora, poi, dopo aver salutato questi... Benissimo, ciao cari amici. Allora, parliamo di cose serie. Adesso faremo il confronto delle Monster Beats Studio by Dr. Dre originali contro DC Pro. Le Pro Monster Beats by Dr. Dre originali a tutto gas. Ok, perfetto. No, perché ricordiamo l'originalità di queste cuffie. Allora, benissimo. Entriamo, noi qui ci siamo già preparati una piccola tabellina su tutto quello che dovremmo dire e anche sulle canzoni che probabilmente vi faremo ascoltare. Allora, partiamo subito con il suono. Il suono, però. La Rizzo. Abbiamo notato che il suono è superiore nelle Pro. Il suono è superiore nelle Pro perché sono molto più bilanciate, in contrario delle Studio che danno troppo sui bassi, tralasciando un attimo la voce. Quindi, come suono noi preferiamo le Pro. Quindi spuntiamo le nostre caselline che poi vi faremo vedere alla fine sulle Pro. Suono nettamente sulle Pro. Nettamente superiore. Non credo che vedrete, però io ho spuntato. Caro K3, lei come spunta lei, non spunta nessuno. Ho spuntato bene. Oh. Isolamento. Si passa all'isolamento. Come isolamento le migliori tra le due sono nettamente le Studio. Perché? Perché hanno il noise cancelling che non è che fanno sparire i rumori esterni. Cioè, glielo danno praticamente nel culo, capito? Ve le riducono i rumori esterni con la musica. Questo è il risultato. Benissimo. Con la musica, diciamo K3 a mezzo volume, non sentite più. Infatti, niente. Niente. Neanche la vostra. Vi esclude dal mondo. Questa è una frase epica. Vi esclusi così qui. Qui la metto qui. Vi esclude dal mondo. Perfetto. Forse passa di là. Passa di là. Di qua? Passa di là. Va bene. Dove passa? Quindi... Mentre aspetta, diciamo, sulle le Pro. Isolano sicuramente di meno. Sì, isolano di meno, però col suono che hanno, che se utilizzate al massimo è sempre potentissimo, non riuscite comunque a sentire. Ma l'isolamento in per sé c'è, cioè, come ovviamente fattore primario, ce l'hanno le Studio. Studio. Capito? Questo si nota soprattutto quando siete sulla metropolitana, luoghi proprio rumorosi. Sì, soprattutto se arrivano da dietro. Comunque, allora, perfetto, spuntiamo in isolamento del studio. Che bello. Come le spunta? L'ho spuntato bene. E ho... La dispersione del suono. Signori, dispersione del suono, tutti pronti? Ok, scegliamo una canzone, ma si vada per questa. Dispersione del suono sulle Pro, signori, canzoni in arrivo, 3, 2, 1, demanda HD. Ah,
adesso partiamo. Vai via, vai! Tanto non sentite niente. Nella dispersione del suono vi dicono le pro perché disperdono meno il suono, come avete potuto percepire. Devo andare a fare l'X. Faccio. Lei è molto bravo, vedo che è bravissimo. Allora, partiamo con gli accessori delle studio. Innanzitutto abbiamo due cavi per i nostri device, che uno è il cavo standard, come potete vedere, e invece l'altro è il cavo con il microfono integrato e praticamente serve per stoppare e riattivare la musica con questo, col clip qui. Capito? Bravo K3, diciamo che questo cavo non è che va bene. Allora, non è un cavo resistentissimo come resistenza, perché come potete vedere io qui ho dovuto ripararlo in qualche modo perché ha incominciato a rompersi. Quindi un bello scocciazzo. Sì, ho provato a ripararlo, ma non lo uso più perché comunque sia questo qui è molto più resistente che questo, perché io usandolo tanto si sta incominciando. E se permette K3, dico due parole io. Certo, parli. Questo cavo non è molto utile, nel senso che a volte l'iPhone non lo riconosce. Non lo riconosce. Si abbassa e si alza il volume da solo. È vero. Allora, poi parliamo del jack per amplificatori e chitarre, strumenti vari. Questo qui è un jack più grosso, il jack standard per i nostri strumenti o per gli amplificatori. Ok, adesso parliamo della confezione, cioè del dock. Io ce l'ho ancora incartato perché tutti non ce l'hanno mai usato. Nessuno lo userà mai sull'aereo perché l'aereo trasmette musica di merda. No, ma anche perché l'aereo bisogna andare. No, bisogna installarlo nella poltroncina, ma quando magari mandano film oppure fanno sentire la musica, ma musica fa schifo, i film pure, sì. Preferibile usare l'iPad, va bene. Ok, qua. E alla fine passiamo alla custodia. Custodia rigida con moschettone integrato, moschettone molto comodo, si attacca alla cintura molto comodo, o la fibbia dei pantaloni. Poi poi si parla di questo contenitore per i cavi per batterie, le pile, eccetera. Molto comodo, retina sofisticata. No, comodo. Quindi, come accessori, diciamo accessori, che per le studio ci siamo. Adesso vediamo. Ci sono quasi. Andiamo a vedere. Adesso parliamo degli accessori delle Beats Pro, come potete vedere by Dr. Dre. Allora, parliamo di questi accessori. Ha anche loro un jack per amplificatori e strumenti, questo è sempre il jack standard, è quello lì un po' più grosso, come potete vedere. Io non l'ho ancora scartato perché non ho ancora avuto occasione di usarlo, ve lo faccio vedere anche meglio, anche se con la pellicola fa un po' schifo. Sì, diciamo che questo qua è attaccato all'altro jack, quando sì, parte. Sì, questo qua. È attaccato lì. Poi abbiamo solo un cavo, ma un cavo con la C maiuscola, perché che arriva fino a 2 metri, vero? 2 metri, sì, con l'estensione della molla fino a 2 metri. Posso dire che è un cavo resistente, molto solido, però anche qui ho notato un leggero problema sull'attaccamento di questo gommino qua nero. Stia fermo. All'apice del jack, che praticamente anche questo qua, come potete vedere, non è attaccato molto bene. Infatti io ho dovuto tirarlo un po' su perché mi si stava staccando. Vabbè, diciamo, potete vedere perché le uso tanto io sti cuffie. Diciamo che K3 fa tipo un anno come se fossero 3 anni. Ecco. Per stringere. Le usa, dorme sopra. Le uso tanto. Vabbè, poi qui vabbè, le pro. Vediamo la custodia. Arriviamo alla custodia. Bella morbida, cioè se vi cade rischiate. Oddio. Ok, se vi cade rischiate, con il simbolo è morbida, dentro è assolutamente non vi si possono graffiare le vostre rivestita. Cuffie, rivestita. Carina, con questo qui serve per stringerla. Molto bella, molto bella, ma curata, ma inutile. No, io la uso. La usa, però diciamo che è un po' inutile. Anche perché se cadono la botta un po' la sento. Benissimo.
cari amici, come avete potuto notare, gli accessori, abbiamo illustrato gli accessori e secondo il nostro modesto parere... Gli studio hanno molta più scelta. Gli studio hanno molti più accessori. Vincono loro perché? Direi che vincono loro. Cioè, siamo sicuri che vincono loro? Assolutamente. Chiudiamo? Chiudiamo. E dico anche perché. Custodia rigida, che ci piace. Due cavi sempre meglio di uno, anche se... quell'altro è più resistente, però due cavi sono sempre meglio di uno. E l'adattatore per aereo, che non me ne ha fatto un cazzo, però... Per le pronunce. Poi, la custodia delle Pro invece non mi piace perché potevano farla come le studio, leggermente più grossa, e ci stavano dentro benissimo. Giusto. Ma da fuck il bici. Ok, perfetto. Allora, adesso passiamo con i materiali con cui sono fatti. Senza ombra di dubbio, vincono le Pro. Le Pro perché? Perché sono fatte in metallo, quindi molto più resistenti. Le studio invece... molto più semplici da graffiare. Vince le... materiali vincono le Pro. Le Pro. Molto più fighe, molto più solide e l'alluminio spacca. No, ma dà anche un senso di sicurezza sulla caduta, capito? Sì. Di sicurezza. Poi estetica diciamo che è un più che altro l'estetica è soggettiva, perché possono piacere più queste, possono piacere più queste, poi queste si trovano in tanti colori, queste qui soltanto bianche, si trovano bianche e argine e nere, quello sì, ricordiamo i pezzi bianche e nere, o se no le detox sono tutte nere, sì, beh, quelle lì. Io direi che per noi, secondo sì, il nostro parere, vincono le studio. Le studio, sì. Le studio perché sono molto più fine. Cioè, sono molto più grassi, diciamo. A me piacciono di più. Quindi estetica studio? Estetica studio, andiamo, sì, accendiamola. Poi, allora, amici, è arrivato il momento, come potete vedere in mano, le Beats Pro della portabilità. Cari amici, e adesso la portabilità delle studio con questa bella custodia che ricordiamo essere rigida. Prima di tutto sono molto più maneggevoli e comode le studio, a differenza delle Pro, perché soprattutto per quanto riguarda il peso, 400 grammi e passa contro 250 grammi con batterie dentro, direi che andando in giro... Sì, qua con 400 grammi sul collo, si sento. Bravissimo, per tanto tempo si sente. Io le sento, però alcuni tipo... A me dà fastidio, se cammini tanto a me dà fastidio. Quindi diciamo che vincono... K3 segniamo. Allora, vediamo un po' chi vincono sul nostro tabellone segnapunti. Allora, portabilità. Vincono le studio. Potete portarle con voi tutti i giorni, tranquillamente, perché sono abbastanza leggere, e usarle a casa e in giro tranquillamente nei vostri viaggi. Mentre, diciamo, per quanto riguarda le Pro, un uso prettamente... sì, diciamo che sono più da lavoro, casa, sono più da lavoro. Da casa, da lavoro o per breve passeggiate. Sì, io ci sono andato in giro per tutta Barcellona, però mobile. Però ognuno, io consiglio brevi passeggiate. Perfetto. Amici, siamo arrivati alla conclusione a tutto gas. Allora, vincono per noi le studio. Le studio con un bel 5 a 3. 5 a 3. 5 a 3. Molti ci hanno chiesto, è meglio prendere le studio o le Pro? Noi diciamo, in base alle vostre esigenze. Yeah. Nel senso che, se volete cuffie per andare in giro, per tenere sempre con voi, leggere, da portare in giro, forse l'ho già detto, chi se ne frega, una potenza tutto gas, bassa allucinanti, compratevi le studio. Se volete delle cuffie da comporre, da fare DJ, da usare molto in casa, poco all'esterno,
molto più bilanciate, quindi il suono migliore, compratevi le Pro. Le passiamo da 399 delle Pro a 299 delle Studio. Ricordiamo però che si possono trovare a meno dove? Su Amazon o nelle offerte di MediaWorld, Saturn, Unieuro. Non compratele su eBay. No, no, eBay su eBay. No. Per la 15ª volta che lo diciamo, eBay non c'è da fidarsi. Ok. Direi anche che non rispondiamo più a quelli che ci mandano i link di eBay. Diciamo subito, per stare tranquilli, non su eBay. Non su eBay, comprateli da Amazon, spedite. Che Amazon ci sono anche buoni prezzi. Spedite. Perfetti. Spedite e vendute da Amazon, non dai rivenditori di Amazon. Infatti, attenzione, perché magari anche i rivenditori li vendono originali, però state, date un occhio in più. Quindi, cari amici, vi salutiamo. K3 è tutto. Da Studio Pro, il blog del comico K3 è tutto. Alla prossima, cari amici, miau e a tutto gas. Al prossimo blog del comico K3. Please hang up and try again.